Amiche e amici di DAZN, buongiorno e benvenuti dallo stadio La Sciorba di Genova per Sampdoria-Como, seconda giornata di pool salvezza in Serie A femminile eBay. Rimarcatura giocatore su giocatore per la Sampdoria. 5 a saltare per Bruzzano. Sul primo palo Cagliano e Cuschieri svirgola la palla che rimane lì e solo esterno della rete. Qui rivediamo intanto il trenino Comasco. Alla fine si è trovata... che va a combattere con Lundorf, alla meglio la 22 del Como, che poi tenta questo retropassaggio. C'è Della Peruta che vede la porta, calcia sulla linea, la palla è dentro, ancora lei Della Peruta, 5 gol in una partita e 10 minuti per la numero 9 della Sampdoria, sempre più ragazza copertina, porta avanti la squadra di Mango, retropassaggio errato qui di Lundorf. Della Peruta vede la porta, forse più che la vede la sente, trova lo spazio lasciato libero da Korenciova sul primo palo e manda avanti la Sampdoria 1-0 al decimo. Lo rivediamo qui poi l'intervento sulla linea abbastanza utopistico, ma le braccia larghe di Bruzzano senza proferire parola. 4.800 posti a sedere. Intanto qui Martinovic dentro questo stadio, passa su Tampieri, va giù, fa giocare Restaldo, non è finita, altra possibilità per il Como, il colpo di testa, poi Cayan, tocco sotto, palla che viaggia incredibilmente sulla linea di porta senza entrare. Como a centimetri dal pareggio, che prova di forza. Palla in out, mentre qui vediamo Martinovic, non sembra essere stata colpita in alcun modo da Tampieri. Poi Sevenius al centro, picchi, grandissimo intervento di Oliviero. Cayan sorpassa Tampieri, non è facile da tenere il pallone in campo. Viene riconquistato da Della Peruta, che raccoglie anche gli applausi. Cuschieri corre senza palla la numero 9, la trova la numero 8, un'autostrada verso Korenciova, si allarga però, allora sceglie di servire a rimorchio Baldi, la botta fuori della Sampdoria, mentre qui la regia ci ripropone la parte conclusiva dell'azione con Della Peruta che sapientemente serve a Baldi, gira il Como, voi tu che dite, poi Sevenius, palla che passa per Skorbankova, da lì segnato contro la Roma, Skorbankova non riesce ad andare sul mancino, allora sul destro, al centro Martinovic, chiusura fondamentale qui. Dentro l'area piccola. Giordano momentaneamente ha abbandonato il campo, prova a ritrarre il più velocemente possibile. Cayan traversa. Ha cercato i gol della domenica di sabato alle 12.30. Ora pare gol nel mondo del calcio, ma alcune caratteristiche tecniche che ricordano terribilmente il Cino Recomo. Intanto Martinovic per Picchi che prova il destro. Tampieri blocca. Dritta per dritta la tipologia di rincorsa della numero 10 che prova in maniera assolutamente innocua qui a fare male a Tampieri. Un primo tempo di sprazzi della fantasista di Bruzzano, palla che riesce a passare con il tocco sotto di Giordano, alla fine recuperata da Picchi. Sevenius, Della Peruta, Schatzer pensa al tiro, calcia con il sinistro, fuori. Dribble Sevenius, poi vuole il filtrante per Giordano, Della Peruta, ancora per la 67, che prova a piazzare, colpendo debolmente. Quindi Schatzer per Della Peruta, posizione regolare sul fondo Della Peruta. Vediamo. Schatzer, palla anche deviata, Della Peruta forse tenuta... prova il filtrante per Bergesen che va sul fondo, il cross Martinovic forse ostacolata da Picchi che le dice perché non mi hai lasciato il pallone. Già battuto Schatzer, secondo palo, colpisce proprio il montante Eva Schatzer con una deviazione decisiva di Korenciova. Ancora Samp, altro tentativo, questa volta Pisani blocchi il pallone, l'ex Milan che dice tutti avanti, poi calcia, palla recuperata da Tali Della Peruta solo per un attimo. Carl Ernas pensa al sinistro, calcia Tampieri, appoggia a Derita,
Il Restaldo dice che basta così, è finita, ha vinto la Sampdoria per 1-0, decide il gol nel primo tempo, il quinto in due partite, ha abbassato la media, non poteva forse essere altrimenti.